Presidente, la serata che ancora non è finita, perché ancora c'è il grande entusiasmo dei tifosi, straordinaria, con una piazza davvero gremita. Una piazza fantastica, credo, da molte categorie superiori. Una piazza che ci dà ancora di più una carica importante. Tutti i ragazzi che questa sera hanno tifato, hanno gremito la piazza, ci riempiono di grande responsabilità, ma noi siamo responsabili, sappiamo che cosa significa la parola Teramo, sappiamo che cosa significa il calcio a Teramo, quindi con molto rispetto stiamo costruendo questa società molto importante, formata da tanti soci, tutti quanti molto validi, che lavorano tutti i giorni per Teramo, per questa piazza, per la rinascita di questa piazza, con uno spirito diverso dal passato, con una voglia di avere una sostenibilità del progetto, e quindi guardiamo, come avete visto oggi dal palco, molto al presente ma anche al futuro, con nuove leve, con una nuova organizzazione nel settore giovanile, e diciamo veramente stiamo pensando al presente molto vicino e quindi alla partita di domenica, ma stiamo pensando anche al prossimo futuro. Un anno e tre mesi ce lo siamo lasciati alle spalle di sua presidenza, tanta è stata la crescita nel settore giovanile, è stato un accordo importante, la squadra che in un anno ha ottenuto la vittoria del campione d'eccellenza, la Coppa Italia, e adesso c'è un'altra stagione alle porte. Sì, questo ci dà tanto entusiasmo, tanta carica, però sappiamo anche che le cose sono difficili, ma noi ci faremo trovare sicuramente pronti, perché abbiamo tutte le componenti giuste per disputare un ottimo campionato e per fare un'ottima stagione, indipendentemente dal campionato di calcio, proprio anche nel settore giovanile, rivitalizzare tutto il movimento così come stiamo facendo. Come dicevo, domenica già si presenta il campionato, un campionato molto ma molto difficile, ma Teramo è Teramo e questi campionati deve competere per fare bene. Noi siamo convinti di aver allestito una buonissima squadra, siamo vigili sul mercato, semmai ci fossero delle persone che servono al progetto Teramo saremo pronti a prenderle, e quindi partiamo con questo ottimismo, sapendo che durante l'anno incontreremo tante difficoltà, ma siamo pronti anche alle difficoltà. Però è già una squadra che piace perché lotta sul campo, e questo è quello che piace più al pubblico. Piace al pubblico, piace al presidente, piace penso veramente alla cittadinanza, ma per fare questo ci vuole una coesione particolare che noi abbiamo, una coesione che per merito di tutti gli altri, a partire dallo staff tecnico dirigenziale, tutti lavoriamo per il Teramo, nessuno lavora a livello individuale, sapendo che anche la parte individuale è importante, ma abbiamo un progetto tutti quanti comuni, tutti quanti lavoriamo per il Teramo senza secondi fini, e tutti quanti ci impegneremo per questo, e questo anche in mezzo al campo si vede.